Ciao Salvatore Marino, maschio 100%, abbiamo qui un amico, è un grande personaggio che tutti conoscete. Volevo chiederti, io faccio anche un programma sulla vera informazione, Fabrizio, tu che sei il re del gossip, il re anche dell'informazione e muovi l'informazione. Secondo te la vera informazione in Italia si fa, non si fa, a che livello si fa? Tu che sei insomma... Ma vi dico una sola cosa, poi me ne vado. La vera informazione purtroppo oggi non esiste, perché tutti i canali informativi, dai quotidiani ai giornali, alle radio, a internet, seguono il filone del proprietario, del capo, o da chi sono pagati o da chi sono promossi. Quindi oggi la libertà di stampa per me in Italia è un'utopia. Rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa. Soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombrelle tende di velluto ed io sto torturando la tela con rasoio e con le unghie. Con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa. Bravissimo, bravissimo. Forse da un pochino per non rubare Bravo, troppo cioè, fatto tempo. da sigla di apertura, sei bravissimo e ricordiamo, Grazie. Nancy, poi presentaci bene tu, Certo. Sanremo Giovani, speriamo di vederti nel palco Speriamo, dell'Ariston. speriamo. Che avete fatto? Dici un attimino Ma abbiamo così. fatto questa piccola grande selezione per provare a Proprio rubare all'Ariston di un piccolo Sanremo? posto, sì, al Palafiori. Poi abbiamo visitato anche l'Ariston in realtà. Ah, cioè, E al Palafiori, abbiamo sì. fatto questo concorso per tentare, ecco, di accedere alla sezione delle nuove proposte, sperando che qualcosa vada bene. Siamo riusciti ad Ma arrivare speriamo. Alle semifinali semifinali. Nazionali, è già una grandissima Con Nancy, anche tu hai Sì, cantato siamo andati insieme. Insieme, bene, bene. Adesso la settimana prossima sapremo se effettivamente Speriamo. Dai, speriamo, speriamo, Incrociate bocca al lupo. tutte Bocca le al lupo e dita, sicuramente generale, dopo il incrociate professore per ci noi. fai sentire anche come canti tu. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, Grazie in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo. Allora io prendo la mia La tua cabina di sedia, il tuo pilotaggio posto. politico e Io mi ricordo di nuovo riavvicino. il grande generale Pappalardo, il ritorno in questa trasmissione. Grazie di essere Buonasera, venuto, generale. buonasera, grazie. Tolgo gli occhiali perché il massimo rispetto di lei, per me lei è un generale massimo, quindi ricordiamo un po' il gladiatore. Quindi grande Rolando Perrotti, cavaliere Rolando Perrotti, questa volta ci dirai qualcosa di interessante. L'altra puntata di Vera Informazione stiamo presentando con un bel verde che ci ammalia e che ci dice che forse una speranza per salvare l'Italia ce l'ha, come anche con la collaborazione e il contributo dell'amico Gabriele Salblone, che è importante, è il responsabile, il direttivo nazionale per quanto riguarda le elezioni, la questione elettorale, che sarà fondamentale. Nancy, grazie di essere venuta, Eccoci, sei sempre una qui. donna al 100% che ci delizia.
che ci delizia e stava dicendo prima dietro le quinte dei gossip. Ma a proposito di scoop e di gossip, io ho un gossip, a proposito abbiamo introdotto la canzone anche perché il generale Pappalardo, sapete, che è un grande compositore, un grande genio, oltre che nella politica, ma anche nella musica, nella composizione musicale. Addirittura so che, diciamo, Trump, gli americani la vogliono anche oltre il Vaticano, ma la vogliono proprio a esibire le sue opere geniali. Ci parli delle sue opere geniali che ha composto, in generale? E allora andiamo con... Che è interessante, che potete voi vedere. Il Movimento Liberazione, cioè, Italia, innanzitutto dà molta attenzione alla cultura. Se noi non cambiamo questa cultura perversa, atrofizzata, che non saprei più come definire, che è completamente superata e passata, dove vediamo sempre in televisione le solite facce di cani che vengono lì e non fanno più cultura, ma fanno propaganda politica continuamente anche con i film fasulli che fanno, l'Italia non cambia. Allora questo è un momento importante, l'hanno capito in due riprese, prima di tutto la Chiesa Cattolica, che ha 2000 anni di storia, mi ha chiamato e mi ha detto: maestro, lei dovrebbe fare un'opera per celebrare i 500 anni della Basilica di San Pietro, non della chiesa di Rocca Cannarella, ma della Basilica di San Pietro. Dovevo rifare in note ciò che Michelangelo Buonarroti ha fatto in pietra 500 anni fa, e questo per me è stato un grande onore. Mi pare che il ministro Franceschini nel frattempo mi abbia chiamato per farmi fare un'opera, uno che entra dentro la Basilica di San Pietro, che fa un'opera di quello genere. No, chiamano Benigni per fare le loro cosucce con Benigni, perché Benigni è schierato politicamente e lo pagano profumatamente. Pappalardo Antoni, che è entrato dentro la Basilica di San Pietro a fare Petro Seni per ricordare i 500 anni della Basilica di San Pietro, ma non torna a parlarne. Un'altra soddisfazione, sempre fuori dall'Italia, perché in Italia ormai la cultura è morta, non esiste la cultura se non sei schierato politicamente, è stata la sorpresa che mi ha chiamato l'amministrazione Trump, mi ha detto: caro maestro, lei dovrebbe farci un'opera. Un'opera dedicata all'America. Io ho detto: io potrei fare una American Symphony, ma dovrei esaltare il momento più importante della società americana. Qual è stato? Che nel 1700 circa popolazioni provenienti da tutta Europa, tedeschi, francesi, inglesi, italiani, spagnoli, portoghesi, sono andati negli Stati Uniti d'America. Nessuno avrebbe speso un soldo bucato che da quel coacervo di popoli di varie nazioni sarebbe nato un grande Stato, il più grande Stato oggi del mondo, una Repubblica federale di grande forza. Bene, questo è nato. Allora io ho detto: il momento più interessante di questo popolo è il melting pot, che vuol dire il coagulo di queste popolazioni, di queste diverse religioni, cristiani, quaccheri, mormoni, evangelisti, si sono messi insieme, e guai a chi tocca gli Stati Uniti d'America, sono tutti patrioti al 200%. Ma io devo fare quest'opera, io ho detto: devo fare delle musiche che esaltino le singole nazionalità che fanno parte oggi degli Stati Uniti d'America. E ho pensato alla mia Italia. Dovevo scegliere una composizione italiana da sinfonizzare, da mettere dentro questa sinfonia. Dovevo scegliere fra la musica italiana e la musica napoletana. Ovviamente ho scelto quella napoletana, che è più universale, più magica, più misteriosa, più penetrante, più profonda. Quella italiana un po' qualche volta anche un po' retorica e un po' mistificatrice. La musica napoletana mai. E dovevo scegliere fra le tante musiche napoletane una che esprimesse meglio l'emozione degli italiani. Tutti mi hanno detto: generale, maestro, prenda O Sole Mio, prenda o Torna a Surriento. Io ho pensato invece a un povero soldato che stava in una trincea a prendersi le bombe in testa, e mentre si prendeva le bombe in testa scriveva alla sua innamorata: quante notte non te vecchio, quante notte non ti stringo in tasse braccia, ho surdata innamorata. Bene, io ho sinfonizzato il pezzo inserito nella sinfonia American Symphony, l'ho fatto sentire a mia moglie, che si è messa a piangere. Tu dici: tu non sai quale regalo hai fatto non solo alla musica napoletana, alla musica di tutto il mondo. Questo vuol dire rendere cultura
a un popolo. Non le pagliacciate che fanno loro, che oggi in televisione, accende la televisione e ti fanno i menù, i cuochi, i giochi i giochi della minchia, delle cose, e prendono in giro la gente viene atrofizzata, il cervello ormai non esiste più. Ma loro vogliono che il popolo sia atrofizzato. Noi invece con noi sentirete della bella musica, sentirete anche questi ragazzi. Ho ascoltato. Ma qualcosa ce lo deve far sentire, però, in generale. Sì, cioè, ma adesso c'è incuriosito veramente. A parte, io so di alcuni brani che stanno su YouTube. Basta andare, io dico ai miei ascoltatori: dia delle indicazioni. Andate su YouTube, fate Antonio Pappalardo Vitanova. Vitanova, ecco, lo senti, Vitanova, bellissimo. Sentirete questa opera dove canta addirittura Antonella Ruggero, l'ho scelta tra i tanti cantanti, perché era la voce di Mattia Bazzar, parliamo. Esatto, cioè, è una voce che mi convinceva maggiormente. Io mi ricordo che Antonella Ruggero, quando l'ho scelto, tremava, mi ha detto: maestro, non sono abituata a cantare in una grande orchestra con un grande coro del teatro lirico, del teatro dell'opera di Roma. Antonella ha tremato. Dico: non si preoccupi, signore, la preparo io personalmente. Ha tremato Antonella Ruggero, che ha fatto tutte le televisioni nel mondo, come Mattia Bazzar, quindi ha fatto tremare la Ruggero. Perché dice: complimenti, complimenti, dico, complimenti. Non si preoccupi, signore, che io ho impostato l'opera sulla sua voce. Bene, ancora oggi molti si emozionano a sentire Antonella Ruggero che canta Vitanova. Andatevela a sentire, vedrete quel che grande regalo ha fatto su YouTube. Antonella, la prossima puntata la mandiamo pure in onda, se lei acconsente. Certo, questa è la grande cultura che dobbiamo portare avanti, che un ragazzo giovane come quello di prima. Io l'ho sentito molto bravo, Marcello graduato. È stato bravo, perché io, conoscendo la musica, so come variava negli accordi, nel ritmo e soprattutto nell'originalità del pezzo, perché diciamo la verità, noi italiani scimmiottiamo gli americani e facciamo cose che ormai non appartengono alla nostra cultura musicale. Bravo. Cari amici, la nostra cultura musicale si chiama Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, questi grandi compositori che hanno scritto pagine melodiche meravigliose. L'abbiamo dimenticato per fare jazz e tutto questo. Ma che jazz? Ma lasciate stare un jazz agli americani. Facciamo le cose belle che sappiamo fare noi italiani, perché noi, quando facevamo la musica nel 700, Mozart veniva in Italia a imparare la musica. Oggi in Italia non viene più nessuno, perché l'Italia è diventata sotto provincia di tutto, anche nel campo culturale. Una colonia. Alcuni dicono una colonia di schiavi. Alcuni dicono. Io mi occupo molto di politica internazionale, generale. Innanzitutto vorrei che, prima che parlassi io, perché voglio andare dentro proprio alla politica, oltre che nazionale, se per lei va bene anche un cenno sulla sua visione, per esempio, dell'Europa, sulla politica, se lei è d'accordo, oltre che ai fatti che sono successi il 10 ottobre. Allora, la bellissima Nancy, se puoi ricordare al nostro pubblico le mansioni dell'amico Rolando Perrotti, il cavaliere Perrotti, e dell'amico Sablone. Allora, Rolando Perrotti, sappiamo che è il capo della segreteria nazionale del Movimento Liberazione Italia. Sì, è molto importante, un braccio destro del generale. Braccio molto destro diretto del generale. Ricordiamo Pappalardo. Di questa. Lui è responsabile del Comitato dei Saggi. Del Comitato dei Saggi, che nella precedente puntata il nostro Sablone ha provveduto a specificarci. Vorrei ricordare, ovviamente, il presidente attuale, che è il simpatico, bravissimo, il commissario Del Movimento Liberazione Italia, Giuseppe Pino. Giuseppe Pino, che io l'ho visto, è veramente bravissimo, ha una flemma molto, molto pacata, molto bravissimo. Io lancio i saluti anche al presidente Giuseppe Pino, ex commissario di polizia, se non erro, che l'abbiamo visto molto in onda. Medaglia d'oro. Che gli hanno tributato una medaglia d'oro per il grande impegno nel servizio che lui ha espletato in oltre 40 anni di servizio. In polizia. Quindi io spero di avervi, ovviamente, di avere anche l'onore di avere Giuseppe Pino qui in questa trasmissione, perché veramente ci avrà tanti cose da dire, come anche salutiamo tutto lo staff. Anche il medico
Rainò. Salvatore Rainò, che Rainò. è un medico illustre, molto apprezzato in tutto il mondo per le sue particolari terapie. Pensate che i suoi 30.000 malati che lui cura non hanno preso il cancro, perché lui li tiene sotto stretta sorveglianza e vigilanza. Salutare anche Ciro Scognamiglio, che è il presidente del governo legittimo che noi abbiamo eletto al posto di questi lazzaroni abusivi che vanno cacciati via a pedate nel sedere. E poi naturalmente anche tutti gli altri, collaboratori. Vogliamo ricordare se le vuole intanto questo governo provvisorio, eventualmente se è molto semplice, ci siamo accorti che sono tutti abusivi, sono tutti ladroni, sono tutti delinquenti, vanno messi in galera, perché lo dice la Corte Costituzionale. Abbiamo detto: ma può rimanere un paese senza un governo legittimo? Ci siamo riuniti a Piazza del Popolo, eravamo oltre 2.000 persone, e abbiamo detto: c'è un solo soggetto costituzionale che è rimasto in piedi, il popolo. Il popolo è ancora in piedi, è il sovrano del paese. E abbiamo nominato davanti al popolo, che ha dato la fiducia a questo governo alzando la mano, a Ciro Scognamiglio come il presidente del capo del governo legittimo, provvisorio, e anche, per esempio, voglio nominare un'altra persona a noi molto cara, Valeria Gentili, ministro degli esteri, che è sicuramente meglio di Alfano. Ve lo posso garantire è molto meglio di Alfano, che Alfano dovrebbe essere preso e buttato a mare già da tempo, e ancora sta lì a rappresentare l'Italia all'estero. Mica che film che ci stiamo facendo. Invece Valeria Gentile è una grande donna, di grande cultura, di grande passione, di grande fede religiosa e soprattutto di grande fede politica. È una donna vera. Ed ecco perché l'abbiamo messa a questo incarico. Noi del Movimento Liberazione Italia non mettiamo a questo incarico i pischelletti, quelli che non hanno mai lavorato, quello che non hanno mai studiato, vai a fare il capo del governo. No, noi andiamo a prendere persone che hanno sputato sangue, si sono sporcati le mani lavorando, impegnandosi e prendendosi la responsabilità. Ci siamo stufati. D'Alema, che non lavora, non ha mai lavorato, e ce lo troviamo capo del governo. C'è la barca. Beltroni, che non ha mai fatto niente, non si sono nemmeno laureati. Fini, Gasparri, Di Battista, Di Maio, non hanno mai lavorato, non hanno mai studiato, e ce li troviamo lì in Parlamento che dicono a noi quello che dobbiamo fare. Sì, sì. Cioè, a me dicono quello che devo fare io. Loro che non hanno mai fatto niente in vita loro. Mi ha servito l'arma per 42 anni. Io per 42 anni ho sputato sangue, ho difeso il paese. Con lealtà, fedeltà, arrivano questi pischelletti e cominciano a dire: io ho preso 182 voti, perché ha preso 182 voti. Sul web. Mi faccio 1 milione di visualizzazioni. I voti l'ha preso lo scudo, non l'ha preso lui. E fa il capo del governo, il vicepresidente della Camera. Ridico. Sono queste le porcherie che si verificano quando il sistema è saltato. Il sistema democratico in Italia non esiste più, se ne debbono andare, è finita la vacanza, la ricreazione è finita, come succede nell'inferno dantesco, che quando è arrivato il diavolo la ricreazione è finita, giù la testa nella merda dove meritate di stare. Esatto, una bella cloaca massima, come si dice, no? Nella cloaca massima è dove è giusto che sia, veramente, gli italiani, la povertà è in aumento. I dati veramente sono terrificanti, gli anziani, vedere le scene generali di questi anziani, amici miei, che vanno nei cassonetti. Cioè, è uno scena che neanche a Kabul si vede, neanche nei paesi bombardati, neanche in Siria, cioè veramente, non lo so, poi i telegiornali, il problema, la mistificazione della non vera informazione, quella che io invece faccio, cioè, dicono, ma in fondo sto uscendo, ma detto da un ministro che guadagna 40.000 euro, dice stiamo uscendo dalla crisi. Ma io dico, ma noi dovremmo arrestare anche quei giornalisti che dicono stiamo uscendo dalla crisi, come se io dico, signori, non siamo in Italia, qui siamo in Albania. E io sto dicendo una menzogna. Quindi anche dire la verità dovrebbe essere anche, dire una balla è un reato, come i bambini si dice non dire le bugie, che Gesù dice poi bisogna dire la verità. Poi Gesù fu crocifisso per aver detto la verità. Quindi praticamente è anche un sistema di media
che praticamente, a parte quando mi chiamano a me, mi dicono tu dici questo, dici questo, dici poi io sono quasi una mente pazza, quello che mi pare a me, no? Come a Quinta Colonna, dici questo, alla fine Babbusini, via, generale Pappalardo, quindi sono tutti zitti, la sanno io zitto, la sanno che persino la Titti di Salvo è stata zitta, quando ha detto il PD è un partito massonico, dittatoriale, abusivo, quello, perché vuol dire che uno lo è, che solo a me mi dice che sono un ladro, che sono uno stupratore, oh, come ti permetti? Io una persona onesta, la fine penale pulita, non mi rompe. Cioè, questo, cioè, questo è terrificante proprio. Quindi l'informazione, che poi quando uno fa per esempio un colpo di Stato, mi diceva un mio amico Tuzio De Iulis, bravissimo, lui dice quando si fanno i colpi di Stato per esempio in un'altra, la prima cosa che occupano è la televisione di Stato, in questo caso Rai 1 è già occupata, ecco che dicono. E quindi effettivamente la prima cosa che si fa si occupa l'informazione per dire quello che è, quello che è. Quindi effettivamente comunque è importante, era importante sapere un attimino anche se il rapporto del programma politico ho letto sulla questione, sull'Europa, come lei vede l'Europa e questo euro che, come diceva anche Paolo Barnard, l'economista, diceva voi state pagando le tasse di una moneta che non vi appartiene, non si è fatto un referendum sulla moneta, Prodi ce l'ha buttata addosso come una dittatura, su una banca che è un SPA, la BCE, e io con il mio amico del No Euro, praticamente era Rabellino. Noi stiamo pagando le tasse di una moneta che non abbiamo voluto e di cui ci siamo schiavi. Come la vede lei il rapporto dell'MLI con l'Europa? È molto semplice. L'MLI, supponiamo che domani il popolo italiano capisce che solo noi li possiamo salvare, ci dà oltre il 40%. Certo. I calci nel sedere li cacciamo via tutti quanti, facciamo un tribunale speciale e processeremo tutti. Pure il primo che noi dobbiamo processare è Napolitano, che abbiamo Napolitano. Bellissimo. E lo processiamo. Perché è il più grande responsabile di quello che è accaduto in Italia dal 2010 in poi. Bene, la prima cosa, supponiamo che noi prendiamo il governo, noi del Movimento Liberazione Italia, andiamo in Europa, andiamo a incontrare Macron, la Merkel, uè, è finita la macchia, davanti a voi non c'è più il signor Renzi che ti china tutto quanto, o Gentiloni, qua ci sono i veri italiani. Esatto. Adesso mettiamoci d'accordo. Ci avete dato l'euro? Ce l'avete dato voi? Noi non ve l'abbiamo chiesto. A noi ci hanno raccontato che una moneta per essere forte deve avere uno Stato dietro le spalle. Come succede negli Stati Uniti d'America? Perché il dollaro è forte? C'ha gli Stati Uniti d'America. Perché il rublo è forte? Perché c'ha la Repubblica Federale Russa dietro le spalle. Dietro l'euro? Niente. Non c'è niente. È il vuoto più assoluto, per cui ogni Stato fa quello che vuole e salta tutta l'economia europea. Poveri, e gli Stati più poveri la prendono in saccoccia, mentre gli Stati più ricchi, come la Germania, pappano a quattro palmenti, perché con una moneta non adeguata alla loro economia, loro pappano a non finire. Noi invece la prendiamo in saccoccia. Noi diremmo una cosa molto semplice, noi non vogliamo fare i rivoluzionari. Però se voi entro sei mesi non fate gli Stati Uniti dell'Europa, noi ce ne andiamo. Vi diamo un calcio sui denti e ce ne andiamo. E dici, ma voi non ve ne potete andare, lo dici tu, cara Mercoli, che noi non ce ne possiamo andare. Noi ce ne andiamo via di corsa e faremo uno Stato che sarà una Repubblica Federale. Sì, cari amici, perché noi siamo preoccupati di quello che è successo in Spagna. La Catalogna, la Spagna poteva in qualche modo trasformarsi in una Repubblica Federale, la Spagna. Invece ha fatto succedere che la Catalogna uscisse fuori dai gangheri, la guerriglia, roba di questo genere. Adesso hanno fatto il referendum in Veneto, ha vinto la componente che vuole maggiore autonomia, che vuol dire che se ne vuole andare. Questo succederà anche in Sardegna. Noi vogliamo evitare la disgregazione dell'Italia. Con la Repubblica Federale, noi facciamo una Repubblica Federale, Italia, Italia, con tanto di inno e con tanto di tricolore. E guai a chi tocca l'unità nazionale, come succede in Germania, Repubblica Federale tedesca, guai a chi tocca la Germania, guai a chi tocca la Svizzera, guai a chi tocca gli Stati Uniti. Sono uno Stato ben compatto, però invece di avere 20 regioni che rubano a quattro palmenti, rubano e mangiano, quando mangiano a non finire, facciamo sei Stati federati. Quando mangiano? L'Etruria, le Venezia, le tre Venezie, Partenope, la Sicilia, la Sardegna, sei stati che debbono operare in stretta relazione a quello che accade nel territorio. Faccio un esempio: quando io vado a comprare a Milano una melanzana mi costa 3 euro,
A Palermo io con un euro ne compro sei di melanzane, quindi vuol dire che c'è una differente, un differente modo di approcciare i beni in Sicilia e in Lombardia. Ma perché dobbiamo trattare tutti allo stesso maniera? Ci devono essere sei stati federati che fanno delle singole attività economiche che servono a esaltare i valori dei territori, e noi lo faremo, e questa sarà la nostra grande, il nostro grande impulso. E diremo anche un'altra cosa molto importante, cari amici: l'Italia si dovrà trasformare nel paese della pace, non solo Assisi, tutta l'Italia, e in un giardino ecologico, il paese della pace. Sì, che cosa vuol dire l'emissione di pace? Che noi prendiamo i nostri soldati, li mettiamo con i fucili all'estero. I nostri soldati con i fucili all'estero non ci dovranno andare più. No, gli stati esteri hanno bisogno, i poveracci, di avere i poveri disgraziati, hanno bisogno di medici e glieli mandiamo. Hanno bisogno di infermieri e glieli mandiamo. Hanno bisogno di tutto, glielo mandiamo, ma non i soldati con le armi. Bravo. I soldati con le armi fanno girare le balle a taluni. Certo. Io voglio ricordare a qualcuno che si preoccupa perché vengono i migranti in Italia, che da noi ancora soldati arabi non sono arrivati, mentre nei paesi arabi ci sono tutti i nostri soldati con le armi, e questo fa girare le balle ai giovani lì. E che se qualcuno poi diventa pazzo e fa il terrorista, non è che lo fa perché gli sono venute le lune, è perché gli sono girate le balle a vedere soldati armati nei loro territori. La vogliamo smettere con questa attività di provocazione nei confronti degli altri paesi? E poi il giardino ecologico. E di finte missioni di pace. Certo, sono tutte finte. Missioni di pace. Servono solamente alle grandi lobby di potere. Se non bombardavano Gheddafi, Saddam e quello, non avuto tutti gli immigrati. Per guadagnare soldi alle grandi consorelle, come le chiamano. E poi c'è il giardino ecologico. E sì, cari amici. Io quando torno in Sicilia, nella Conca d'Oro, voglio risentire il profumo della zagara. Oggi sento il profumo della merda a Palermo. E Leo Luca Orlando, che si è fatto nominare sindaco per la seconda volta, non ha migliorato niente. Palermo è piena di cause di inquinamento e di sporcizia. Lui sta ancora lì. E qualcuno mi deve dire come mai prende tutti questi voti in una città notoriamente nelle mani della mafia. Ma Leo Luca Orlando non è mafioso. Si era fatto una pubblicità come antimafia generale. Sì, ma lui non è mafioso. Lui prende il 70%, ma non è mafioso. Mentre se il 70% lo prendono gli altri, sono mafiosi. Sono mafiosi. Cioè, qualcuno mi deve spiegare questa incongruenza. Che cos'è la mafia in Sicilia? Nelle mani di chi è la mafia? Di chi e chi sono gli attuali gestori della mafia? C'è veramente un discorso veramente pesante in Sicilia. E allora ecco perché dico: l'Italia si deve trasformare in un giardino ecologico. Via, entro 10 anni tutte queste macchine, gasolio, benzina, via. Bravo, tutte macchine a idrogeno, macchine elettriche. Dici: ma le industrie devono consumare prima il petrolio? A me che me ne frega, l'ho andato a vendere il petrolio da qualche altra parte. In Italia noi non vendete più il petrolio, perché noi dobbiamo andare su un piano diverso, sulle energie alternative. Bello. Al più presto, quando uno entra in Italia si deve verificare quello che succedeva, cara Nancy, si deve verificare quello che si verificava un tempo quando i napoletani andavano a Procida con la Varchitilla per fare il loro weekend. Poi tornando indietro la sera, mezzo embriachi, prendevano i tarallucci, li bagnavano nell'acqua di mare mangiavano i tarallucci per renderli più morbidi. Metteteli adesso i tarallucci nell'acqua di mare, gli viene il tifo. Noi dobbiamo tornare a far avere al paese italiano, a questa bellissima terra, la più bella terra del mondo, il profumo dei suoi meravigliosi odori, sapori. L'Italia deve tornare al centro del mondo, perché qualcuno dica sempre: l'Italia è comunque il paese che è il centro del mondo. Voi, e ve lo voglio dire perché io parlo con cognizione di fatto, quando noi diciamo che il 21 marzo entra la primavera, signori, la primavera entra solo in Italia. In Germania il 21 marzo c'è ancora l'inverno.
però perché siccome l'abbiamo detto noi, che in Italia, ed in Italia entra il 21 marzo la primavera entra in tutto il mondo, non è così, cari amici, perché noi abbiamo dato la cultura a tutto il mondo, certo, e tutto il mondo, certo, conteggia il tempo e tutto il resto, anche l'ordinamento giuridico, perché gliel'abbiamo insegnato noi. Oggi invece noi siamo l'ultima ruota del carro, con il Movimento Liberazione Italia non sarà così, e la bella Nancy che mi sta dietro le spalle dovrà essere... Dovrà essere una donna che porterà la cultura vera, quella del popolo italiano dappertutto. E la gente lo deve apprezzare. Generale, prima che il tempo concluda, innanzitutto comprendi, perché questo aspetto anche ecologista è importantissimo del Movimento di Liberazione d'Italia. Cioè, cose che i verdi sono spariti, in effetti noi ci occuperemo anche dell'ecologia. In conclusione sulla questione immigrazione, e poi dobbiamo chiudere questa puntata perché il tempo, veloce, è tiranno. Vado velocissimo. Velocissimo, grazie. Poi noi siamo cristiani, bravo, e rispettiamo il principio di Cristo. Ospita chi viene a casa tua, ma lo devo mettere in salotto, non nel cesso. Bravo. Ma perché, bravo, quando io trovo qualcuno, entra qualcuno a casa mia, lo metto nel cesso, che lo mi sputa in faccia. Beh, certo. Bene, noi stiamo ricevendo i migranti, li stiamo mettendo nel cesso. Prostitute, droga, gente che non lavora, gente che ruba, non si può andare avanti così. Addirittura la gente che viene messa in albergo e viene pagata per stare in albergo. I nostri migranti, quando andavano in Belgio, andavano in America, li mettevano subito nelle miniere a lavorare, perché quando arriva uno e va in un altro paese deve lavorare. Noi non li stiamo facendo lavorare, si sta verificando un discorso pernicioso per il nostro paese, per la nostra società, solamente per quale motivo? Per i voti, perché questi, dandogli lo ius soli, recuperano qualche centinaio di migliaia di voti per andare sempre al potere. Porci, siete degli emeriti porci, ma col Movimento Liberazione Italia tutto questo non passerà. Voleranno i calci nel sedere. Grande. Io ovviamente con questa grande vera informazione mi alzo, come spero anche il pubblico da casa, alzate, perché noi abbiamo l'onore di avere avuto la vera informazione. Grazie generale, lei è un grande, io proprio sono onorato di servirla e di far parte del suo movimento, la ringrazio. Grazie. Rolando Perrotti, un grande amico, scusate le spalle il pubblico, ma qui il bello della diretta, grazie Gabriele, vieni qua Nancy, diciamo, facciamoci anche un bel quadro finale, tutti uniti e uniti vinceremo con la vera informazione, col Movimento Liberazione Italia, con il generale Pappalardo e Pino, il grandissimo Giuseppe Pino. Ciao a tutti, uniti vinceremo, l'Italia col verde potrà salvarsi in una nuova speranza. Ciao alla prossima trasmissione, Salvatore Marino, ciao, vera informazione. Cari. Ciao Salvatore Marino, maschio 100%, abbiamo qui un amico, un grande personaggio che tutti conoscete. Volevo chiederti, io faccio anche un programma sulla vera informazione, Fabrizio, tu che sei il re del gossip, il re anche dell'informazione e muovi l'informazione. Secondo te la vera informazione in Italia si fa, non si fa, a che livello si fa? Tu che sei insomma... Ma vi dico una sola cosa, poi me ne vado, la vera informazione purtroppo oggi non esiste, perché tutti i canali informativi, dai quotidiani, ai giornali, alle radio, a internet... seguono il filone del proprietario, del capo, o da chi sono pagati o da chi sono promossi. Quindi oggi la libertà di stampa per me in Italia è un'utopia. Arrivederci.